Buonasera a tutti, sono Ilenia Pilato, socia fondatrice di l'associazione Da Ischia all'Arte. È un'associazione che raggruppa una tribù di artisti, poeti, narratori e pittori, artisti di vario genere. Questa sera ci troviamo presso la Casa dei Popoli qui a Varano d'Ischia e siamo in compagnia di tantissimi artisti che hanno partecipato a questa mostra. Adesso ve li presento. Siamo questa sera in compagnia dell'artista Magda Kismet. Magda, ci vuole dire alcune parole sulla sua arte, le emozioni, c'è proprio una tecnica? Sono anni che dipingo così per hobby. Principalmente ho cominciato con olio su vetro, dipingendo le bottiglie. Poi recentemente mi sono dedicata anche alle tele, acrilico e varie tecniche. E adesso sto riprendendo di nuovo la stoffa con le mie figlie, però in un modo diverso. E quindi sono tutte sperimentazioni che cerco di fare per migliorare anche il mio stile e me stessa. Mi fai vedere un quadro? Uno dei tuoi quadri? Magda? Sì. Le grotte. Grazie a Magda Kismet. Adesso abbiamo Fermina Migliaccio. Buonasera Fermina, che piacere questa sera averti tra gli artisti. Grazie. Parlaci un po' di questa tua tecnica particolare. Allora, io sei una pirografista, giusto? Sì. Allora, come nasce la tua tecnica? Allora, è una tecnica che nasce così per puro caso. Circa 20 anni fa ho conosciuto il pirografo e ho iniziato ad usarlo semplicemente per fare delle cornici, cose così. Poi nel tempo l'ho un po' dimenticato. In seguito poi, attraverso anche gli stimoli di alcuni amici che un po' vedevano in me la fantasia, così mi hanno proposto di realizzare qualcosa. Ho iniziato con piccole cose, ho visto che mi piaceva, che mi riuscivano bene, ho cominciato a cercare di trasmettere me. Sei una delle poche artiste in questo campo, giusto? Sull'isola penso forse non l'unica, saremo in due, non lo so, però io conosco solo me, non so. Va bene, ringraziamo Fermina per la sua partecipazione a questa mostra. Abbiamo l'artista Gabriele Sandra Schreder. Buonasera. Chitarra d'adozione, visto il cognome, giusto? Sì, da oltre 35 anni ormai. Abbiamo oggi, stasera, è un onore di stare qui. Ringraziamo a questa splendida artista Ilenia. Grazie. Che mi ha coinvolto e così partecipo anch'io con le mie acquarelle. Da quanto tempo coltiva la passione per l'arte? Allora, la passione dell'arte da 5-6 anni di età, perché vivendo con tutti adulti in casa, diciamo, è stata la mia compagnia. Diciamo, tutti i miei desideri, tutti i miei sentimenti nascono lì. Bene. Prediligere i soggetti in particolare o la no, diciamo, il desiderio che ho nella mente, esprimo con l'arte. Benissimo. Quali sono le sue opere? Vado a portare qua. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome.
pensiero tragico. Stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda, tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie. Non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna, che siate maledetti. Nel fingere bucoliche attrazioni, nirvana, catechesi o piacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto, espresso in Babilonia di sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo, un titolo a sei colonne. Lui sarà mio. E si chiamava Ignazio.